Oggetto, grazie consigliere, adesso De Luca. Sì, oggetto numero 35, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Fioroni. Prego consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma questa interrogazione ha per oggetto uno dei progetti più ambiziosi per il futuro della nostra regione, in particolar modo di un territorio che negli ultimi anni è stato soggetto a una profonda crisi strutturale con un focus particolare in quel, diciamo, nell'area del Narnese che sostanzialmente sotto questo punto di vista è più emblematica, gravi crisi ambientali, industriali, e un progetto che vuole cambiare totalmente il paradigma con un qualcosa di sostanzialmente totalmente nuovo, un parco a tema di divertimenti basato oltretutto su quella che è la, diciamo, la natura dell'Umbria, ambientazioni ispirate in borghi medievali e una capacità, insomma, di ricaduta sul territorio estremamente importante sotto il profilo, diciamo, occupazionale, su quello che poi è l'indotto che si può venire a creare anche sotto il profilo turistico. Se vengono tante famiglie con bambini, è chiaro che poi c'è bisogno di strutture ricettive, c'è bisogno, diciamo, c'è la possibilità di poter anche raccogliere questo flusso turistico per far conoscere il nostro territorio. E quindi è un fattore moltiplicatore estremamente importante. Questa opportunità è nata anche da quello che è stato l'accordo dell'area di crisi complessa e quindi delle risorse che sono state messe a disposizione dal Ministero, dalla Regione, per questo tipo di progetti di riconversione del nostro territorio. Quello che è successo che il progetto sostanzialmente, che aveva un cronoprogramma di interventi, un piano ben preciso, ha poi visto, come d'altronde tutti purtroppo i settori economici, l'impatto devastante della pandemia, che sostanzialmente ha bloccato, in particolar modo questo settore è fra quelli che ne ha più, oltretutto, più risentito, ha bloccato completamente l'avanzamento dei piani di interventi. Quindi questa interrogazione chiede sostanzialmente alla Regione di essere protagonista nel far sì che questa occasione non sfumi di fronte alle contingenze di questo momento, in quanto all'articolo 8 dell'accordo oltretutto è stabilito che l'accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022, quindi si pone un termine che in questo momento, per quelle che sono gli interventi necessari, è troppo, diciamo, stringente in termini cronologici. C'è bisogno di rimodulare e di intervenire su quello che è l'accordo per permettere questi investimenti. Quindi si chiede alla Giunta quali siano le informazioni in possesso della Giunta regionale circa lo stato d'attuazione del progetto Leolandia in Umbria e le reali prospettive e tempistiche di realizzazione dell'opera, e se la Regione quindi intenda convocare urgentemente un tavolo istituzionale con gli investitori, senza rinviare ulteriormente l'assunzione della governance utile a procedere alla cogente proroga dell'efficacia dell'accordo ed una sua revisione totale o parziale, onde evitare la perdita dei benefici e delle agevolazioni ottenute per la realizzazione dell'opera. Grazie. Assessore Fioroni. Sì, sentite? Sì, allora, il progetto Leolandia, come affermava il consigliere De Luca, è un progetto
importante di riqualificazione territoriale, di promozione territoriale anche secondo una chiave nuova. Sicuramente come tante attività economiche il Covid non è sicuramente stato un catalizzatore, anzi, anche perché chiaramente fra i settori più colpiti c'è stato proprio quello dell'intrattenimento, dei parchi a tema, e è anche comprensibile in questa fase che chi svolge e gestisce queste attività debba necessariamente rivedere quelli che sono i piani di business, i modelli di business e via dicendo. Il ragionamento che abbiamo avuto nello scorso anno in modo particolare prevedeva, al di là della sottoscrizione dell'accordo di programma che prevedeva un cofinanziamento regionale di 343.000 euro, anche l'attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria tramite la nostra finanziaria GEPAFIN a supporto dei piani di sviluppo, quindi la disponibilità di questa amministrazione a supportare i percorsi di crescita, non limitandoli a 340.000 euro di cofinanziamento dell'accordo di programma, sono stati fin da subito strumenti importanti. Perché? Perché anche attraverso l'interlocuzione continua con Invitalia, GEPAFIN aveva deliberato una partecipazione al capitale di Leolandia di 1,5 milioni di euro a fronte di un mezzi propri messi a disposizione sia dai proprietari del parco Leolandia, quindi dal soggetto investitore, sia Invitalia, per cercare appunto di favorire anche tutta una serie di precondizioni finanziarie alla realizzazione del parco. Questo chiaramente, partecipazione di GEPAFIN, era condizionata al reperimento di questi altri 8 milioni e di fatto doveva avere anche una funzione di attivazione di nuovi finanziamenti bancari necessari per completare la copertura del fabbisogno finanziario. Purtroppo la concessione definitiva di questa agevolazione ha corrisposto con la dichiarazione dello stato di emergenza. C'è stata da parte dei soggetti investitori, a seguito del primo lockdown, la richiesta di una proroga di 6 mesi che si è estesa ulteriormente a 6 mesi, e chiaramente i soggetti investitori stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per capire e per verificare gli impatti dell'economia sul settore e probabilmente rivedere un modello di business plan che soprattutto su un'area territoriale doveva tener conto di tutta una serie di protocolli di sicurezza innalzate e via dicendo. Ciò non toglie che anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione del Senato, che ha udito anche la Regione a Terni per l'analisi della crisi complessa, rinnoviamo la nostra ferma convinzione nel interloquire, nel mettere a disposizione dei soggetti investitori tutte le strumentazioni finanziarie possibili di supporto, tutti gli expertise che le società in house possono svolgere anche per attivare, e questo è elemento che caratterizzerà, poi c'è l'interrogazione successiva su questo, anche la proroga all'aggiornamento di area di crisi complessa, e confermiamo come Regione gli impegni assunti a supporto di un progetto di investimento in cui crediamo fortemente e che non vogliamo che sfugga il nostro territorio. Va da sé che chiaramente una revisione da parte dei soggetti investitori del piano finanziario è gioco forza di fronte a una pandemia che lascia qualche elemento di incertezza su quelle che saranno le regole di funzionamento dei parchi nel domani, ma ribadiamo che su questo tema siamo attenti, l'interlocuzione con il Ministero e anche con il Vice Ministro Todde, che sapete ha la delega per l'area di crisi complessa, è continua, e quindi
sicuramente arriveremo a un'ulteriore proroga, perché i 6 mesi, se non sbaglio, dovrebbero scadere a settembre, e questo è un progetto di investimento a cui questo territorio non può rinunciare. Chiaramente gli investimenti li fanno gli imprenditori. Come Regione continueremo a cercare di creare tutte le sponde di collaborazione, innanzitutto tempo, assessore, che possiamo mettere in campo, riconfermando la nostra anche volontà, a, oltre al cofinanziamento, a mettere in campo un finanziamento per ingresso, proprio, che significherebbe un ingresso in equity nella struttura, per agevolare anche tutti i vari meccanismi di leva finanziaria a supporto dell'investimento. Grazie Presidente, ma io parto da un presupposto, capisco che è coerente con la visione, tra virgolette, dell'economia dell'assessore Fioroni, lasciare libero quanto più possibile il mercato, ma in questo tipo di situazione c'è la necessità che lei, assessore, nella propria agenda metta questo progetto tra, diciamo, nei primi posti, e che assuma su di sé la governance, chiamando, io capisco, è ovvio, ma non solo è ovvio, ma è necessario che gli investitori rivedano e rimodulino il progetto alla logica del post pandemia. Ma c'è la necessità che lei, assessore, diventi protagonista, la Presidente dei Sei diventi protagonista di questo tipo di situazione. Non si può lasciare, dire semplicemente: noi mettiamo a disposizione Sviluppo Umbria, o mettiamo a disposizione quelli che sono i nostri strumenti, perché c'è un ruolo strumentale della Regione, ma c'è un ruolo istituzionale, il ruolo istituzionale di chi rappresenta, il governo della Regione, e quindi deve dire: investitore, sindaci, soggetti correlati, ad esempio tutto il tema, guardo l'assessore Melasecche, penso a tutto il tema infrastrutturale che dovrebbe essere collegato, di viabilità che deve essere collegato a questo tipo di discorso, mettere intorno a un tavolo e chiamare questi soggetti e dirgli: la Regione Umbria ritiene questo progetto strategico, e lo ritiene strategico in maniera indiscutibile. Anzi, non è per ridurre l'importanza del ruolo dell'assessore Fioroni, ma questa cosa la dovrebbe fare la Presidente dei Sei. Ed è fondamentale non solo per i poveri meridionali che vivono al sud dell'Umbria, ma anche per tutta la Regione, perché un parco di questo genere, ripeto, ha un fattore attrattivo da Città di Castello a Norcia a Città della Pieve, ai 4 angoli della Regione, e per il capoluogo. Quindi deve essere messo in cima a quelli che sono i progetti strategici della Regione Umbria. Grazie consigliere De Luca. Oggetto numero 25, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente. L'interrogazione sul parco terapeutico del Monte Subasio. Come sa bene l'assessore, questo parco è stato individuato come luogo ideale per la realizzazione di un progetto pilota che prevede il trattamento di alcune patologie che stanno emergendo, tra cui la sensibilità chimica multipla, un tema nuovo ma molto complesso che si sta cercando di affrontare e che purtroppo tocca delle persone, delle famiglie, sostanzialmente stravolgendogli la vita. Ci sono forme di cura, però il tema molte volte è l'allontanamento da agenti chimici, da sostanze che creano reazioni o da campi elettromagnetici forti, e in questo senso il parco terapeutico del Subasio può essere una risposta non solo per chi in Umbria soffre di questa patologia,
ma addirittura per chi ne soffre in Italia, nel senso che può diventare un luogo attrattivo per chi purtroppo è affetto da queste patologie. Nel tempo, qui abbiamo ricostruito gli stanziamenti e le delibere che hanno creato le condizioni per il parco terapeutico, con investimenti, varianti e stanziamenti fino a quasi 500.000 di euro. E a maggio 2019 c'è anche, da maggio 2019 c'è anche un disegno di legge che riguarda la MCS, la sensibilità chimica multipla. Quindi tutto questo era per arrivare al punto. Ci sono delle persone in Umbria e in Italia che hanno bisogno di luoghi come questo, ne hanno bisogno per la propria qualità della vita, se non la propria sopravvivenza. È stata un'intuizione intelligente, azzeccata, pensarlo in un luogo incontaminato come il Subasio, e comunque vicino a tutti i centri abitati, quindi isolato, incontaminato, ma non irraggiungibile. In questo senso noi vorremmo sapere a che punto è arrivato di realizzazione il parco terapeutico del Subasio, che ha questa valenza innovativa e sperimentale, e sapere quando verranno attivati i servizi che vanno per questo tipo di patologie, ma anche per chi è portatore di disabilità fisiche o psichiche, che può essere ospitata all'interno del parco terapeutico. Grazie. Sì, grazie Presidente. Allora, per rispondere rapidamente a quella che è la situazione del parco del Subasio, le due strutture, sia quella di Spello che quella di Assisi, sono in fase, per quanto riguarda i lavori murari, di ultimazione. Quindi diciamo che, per quanto riguarda la programmazione che li interesserà entrambi, rientrerà evidentemente in quello che è il piano sociosanitario parte territorio, in considerazione del fatto che l'ambito è quello sociosanitario più che sanitario, almeno per quanto riguarda la riabilitazione e tutti quanti gli ambiti legati alla psichiatria piuttosto che altre questioni sociali. Per quanto riguarda l'MCS, sono perfettamente d'accordo con il consigliere Bori quando mi dice che è un problema. Purtroppo non c'è stata l'attenzione dovuta da parte del governo a questa patologia, non è stata inserita tra le malattie rare, purtroppo. Dovrebbe essere inserita tra le malattie rare, anche se tutti quanti i pazienti evidentemente sono seguiti lo stesso presso le strutture esistenti, quindi i vari pronto soccorsi piuttosto che i vari reparti che possono dare risposte a questa patologia, che purtroppo appunto non è rilevabile da nessun tipo di esame di laboratorio. Ciò detto, le risposte devono essere date. Esisteva una struttura nel Lazio che è durata qualche anno, poi è stata chiusa proprio a causa di questo non riconoscimento da parte del governo centrale di questa patologia. L'auspicio qual è? L'auspicio è che a brevissimo venga riconosciuta, che venga inserita tra i livelli essenziali di assistenza, perché è fuori di dubbio che qualsiasi patologia, in particolare quelle rare, hanno dei costi che possono riguardare il fondo sanitario piuttosto importanti. Quindi ecco perché si parla di sperimentazione, perché al di fuori di quello che è il finanziamento ai livelli essenziali di assistenza, diversamente farebbero fatica a essere collocati per quanto riguarda i costi. Per cui io direi che rinvierei tutto quanto alla programmazione, evidentemente. Ricordo a me stesso che c'è stata già un'interrogazione in tal senso lo scorso anno da parte dei consiglieri Fioroni e del nostro capogruppo, il mio capogruppo, che è qua presente in aula, evidentemente, no? Quindi direi che sia il consigliere Pastorelli che la consigliera Fioroni avevano già messo a fuoco questa situazione. C'è questo importante investimento che è stato fatto a livello regionale per creare questi due siti
destinati prevalentemente a quella che è la riabilitazione, lo collocheremo all'interno del piano in funzione di quelle che sono le necessità, in funzione di quelli che sono i flussi, in funzione di quello che sarà il vestito nuovo della sanità e del socio sanitario dell'Umbria. Grazie. Consigliere Bori. Rapidamente, la questione purtroppo si ripropone, io non conoscevo l'atto precedente, la questione si ripropone anche, diciamo, a me è arrivata per questioni legate ad alcuni pazienti. Penso che sia importante nel più breve tempo possibile dare una risposta e dare una prospettiva, perché alcune condizioni patologiche non sono compatibili con la vita nei centri abitati. In particolare, in alcune realtà bastano alcuni agenti chimici presenti, per esempio, tutto quello che viene utilizzato in agricoltura, e si scatenano delle reazioni che non rendono compatibile la vita con nei centri abitati e abbattono la qualità della vita non solo dei pazienti ma di tutta la famiglia. Per cui credo sia urgente e importante dare risposta su questo fronte, e ribadisco, può essere un elemento anche di attrattiva da parte in Italia, da parte di chi purtroppo soffre di questa patologia, ma qua da noi potrebbe recuperare una qualità della vita.